intervenuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo sul grande sagrato della chiesa a cielo aperto della chiesa di San Pio da Pietrelcina qui a San Giovanni Rotondo. Oggi vogliamo raccontarvi quello che spesso coloro che venivano qui a San Giovanni Rotondo notavano di Padre Pio, ovvero il pianto, il continuo pianto di Padre Pio, che aveva questo fazzoletto e molte volte quando ero in preghiera si asciugava le lacrime. Perché piangeva? Ecco, bisogna anche dire questo, che questo dono, il dono delle lacrime, è emerso nei suoi primi anni d'ingresso nell'ordine dei frati minori cappuccini, nel noviziato di Morcone, l'anno che lui trascorse dal 1903 al 1904. Ecco, il grande dono delle lacrime, perché diversi suoi confratelli, compagni di studio, hanno notato e lo hanno anche notato nel convento di Sant'Elia, quindi questo già anche negli anni fino al 1908, e tra l'altro poi lo hanno notato tutti coloro che erano qui a San Giovanni Rotondo quando venivano. Padre Leone è stato condiscepolo di Padre Pio, è stato compagno di noviziato allo studentato anche di Sant'Elia Pianisi e ha notato questo. Lui racconta che pregando Padre Pio piangeva sempre, in silenzio, così abbondantemente che le sue lacrime lasciavano le tracce proprio nel cuore, sul pavimento, sul legno. Prese l'abitudine di stendere per terra un fazzoletto in modo tale che quando si inginocchiava per pregare, quindi queste lacrime scendevano, dopo la preghiera riprendeva poi tutto questo fazzoletto che era tutto inzuppato, era bagnato, si sarebbe potuto strizzare, racconta Padre Leone. Tra l'altro c'è stato il racconto anche di un altro confratello che si è avvicinato e ha toccato questo fazzoletto che era inzuppato proprio di lacrime. Questo dono delle lacrime, da allora che la Chiesa domanda con speciali orazioni, non è mai mancato all'apostolo di San Giovanni Rotondo. L'abbiamo visto singhiozzare all'altare, scrive anche Maria Vinosca, grosse lacrime rigavano le sue gote, cadevano sulla tovaglia, sui paramenti, al confessionale aveva sempre il fazzoletto a quadri e non erano soltanto gocce di sudore quelle che gli si asciugava in certe giornate di torrido calore. L'abbiamo visto contrarsi, ansante, fino a non poterne più, davanti ad una marea di fango che dilagava. Molte volte, preso dalla nausea, ha supplicato basta per oggi. Dopo certe confessioni particolarmente faticose, i suoi singhiozzi davanti all'altare divenivano sempre più strazianti, le lacrime cadevano fitte. Certi grandi peccatori lo hanno visto accogliergli con la fronte madida di sudore, in pieno inverno, con un gran freddo. E allora si chiede, Maria, su che cosa piangeva Padre Pio? Un santo ha detto che se potessimo vedere l'orrore del peccato, morremmo di disgusto. Ed è proprio questo che ha detto Padre Pio. Da inveterati peccatori che siamo, questa vista non ci dà più fastidio e stringiamo amicizia col fango. Ma ci sono uomini fra noi che non vengono mai a patti col male. Padre Pio era uno di questi. Ecco la causa delle sue lacrime. Piangeva sul peccatore che preferiva il peccato alla sua anima preziosa, piangeva sul sangue di Dio che per tanti disgraziati scorreva in vano, piangeva sulla creazione profanata e sugli insuccessi della grazia, piangeva infine perché Cristo stesso ha pianto, ecco perché egli non mercanteggiava con Dio, le anime si pagano, egli lo sapeva, ad ogni istante del giorno e della notte era pronto a pagarne il prezzo. In piena maturità di spirito, con quel grado di santa padronanza che gli dava il perfetto equilibrio, col suo sorriso, la sua aria gioviale, Padre Pio avrebbe potuto facilmente trarci in errore. Non inganniamoci, è lo stesso uomo che volle essere operato senza anestesia.